No, 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 no. L'ha capito. L'ha capito che è stata allamata. L'ha capito adesso. Adesso c'è da riportarla su, ma non potevi startene tranquilla qua. Oggi recuperi facili, no, niente, è pieno di alghe a nastro che creano un pochettino di problemi, ecco, la corrente non è forte però anche quella ci si mette, e in più qui avanti poi ci sono un po' di rovi che bisogna evitare di farglieli prendere. Via veloce, agitati tu, dai. Oh, un rovo l'hai preso, allora scappa, ecco, bravo. No, l'hai preso ancora. Oh. Vai. Vai. Oh, porco cane, c'è proprio, l'ha preso il rovo. Allora, devo riuscire a attraversare. L'unica è quella, va. L'unica è attraversare. Vai giù, va. Proviamo ancora una volta a vedere se te ne vai. Dai. Oh, non va. Rimane lì. No, c'è proprio. Ha proprio preso un rovo e non si vuole liberare. Oh sì, si è liberata. Sì.
Allora tiriamo un po'. Ok, oh, brava, 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 vieni, 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 vieni. Ah, adesso allarga nastro. Oh. No, adesso non ripartire, eh? Adesso non ripartire. Ancora l'alga nastro. Ostia. Anche il guadino, anche il guadino. Ok, ok. Ostia, sono ancora belle, belle vivaci sti carpe. E hanno di, ne hanno di forza. Vabbè, sarà contento Matteo che gli ho collaudato la canna in maniera un po' impegnativa. Non sono le carpe e le situazioni da carpodromo queste, eh? No, non sono situazioni facili. Ok, 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 dai, adesso vieni, va. Oh, no, non sono situazioni da carpodromo. Oh, ringrazio Sandro che mi ha regalato questo mulinello qualche giorno fa, full control della Mitchell, che io non uso da full control, ma è comunque un bel mulinello. Wow, è questa canna che è l'altra bolognese che monta gli stessi vettini della Daiwa Kevlar, Carbon Kevlar. Wow! L'altra l'ho collaudata con un bel barbolone più una serie di barbolotti e questa l'ho collaudata con una carpotta decisamente impegnativa. Dai! Decisamente impegnativa. Che non è proprio piccola anche questa, eh. A nylon 023, ma ve l'ho già detto altre volte, in questi posti qua non si può pescare con fili più sottili, anche se si viene a cercare semplicemente cavedani è meglio esagerare con i fili. Wow, ciao bella.
Tra l'altro, questo è l'unico punto dove non si può attraversare. Avrei potuto tentare di risalire un po' quella sponda per attraversare e scendere di lì, ma ci avrei messo anche un po' di tempo. Boh, comunque è andata bene. Ciao bella, grazie.